Allora, che cosa significa porsi il tema del come leggere la Bibbia oggi? Perché leggere la Bibbia è abbastanza chiaro per trarre all'interno della lettura dei testi biblici elementi utili sia dal punto di vista etico che dal punto di vista estetico per la nostra riflessione esistenziale, per la nostra crescita in quanto persone. Ma come leggere la Bibbia diventa un aspetto, mi pare, di grande interesse proprio perché siamo in un momento storico-culturale di particolare importanza proprio per le grandi opportunità che vengono concesse secondo vari approcci al testo biblico. Voglio dire sostanzialmente questo, cioè che quanto è stato più volte evocato, cioè la pluralità di metodi che oggi noi abbiamo, tolto evidentemente la prospettiva fondamentalista che, come dice giustamente il documento della Pontificia Commissione Biblica, l'interpretazione della Bibbia della Chiesa è il suicidio del pensiero, e in quel documento che è di una pacatezza assoluta in tutte le sue parti, l'unico punto molto duro è questo. E mi pare questo aspetto abbastanza interessante, abbastanza significativo, insomma. Quindi, tolto il fondamentalismo che crede di vedere in ogni sillaba biblica testi veri allo stesso livello, e crede che vi sia una sovrapponibilità stretta tra storia, nel senso che noi diamo questa espressione, e quanto i testi biblici propongono, allora che cosa diventa fondamentale? Pensare che ciascuno possa avere il suo approccio, certamente, pensare che gli approcci e i metodi di lettura possono essere molti, ma nello stesso tempo avere, con una certa chiarezza nel cuore e nella mente, alcuni aspetti. Innanzitutto, su che cosa non si deve fare nel momento in cui io approccio un testo biblico, e in seconda battuta, in positivo, che cosa io posso e devo fare per avere un approccio con le scritture che sia ragionevole. Allora, partiamo da un dato che è comune a tutti noi, nel senso che quando noi prendiamo in mano una pagina di qualsiasi testo, e quando io parlo di testo non mi riferisco solo a un testo biblico, ma a qualsiasi tessuto di esperienze culturali, si tratti di una pagina letteraria, si tratti di un quadro, si tratti di un programma televisivo radiofonico, devo tener conto che ci sono vari tessuti di esperienze che entrano in gioco. Il lettore, in quanto lettrice e lettore, come tessuto di esperienze che è la sua vita, il testo che ha davanti agli occhi come tessuto di esperienze variamente realizzate, dagli intendimenti dell'autrice-autore a quello che è l'effetto finale di quello che abbiamo davanti ai nostri occhi, l'autrice o autore, come contesto di esperienze, nel caso dei testi biblici molto raramente siamo in condizione di identificare in modo chiaro chi sia l'autrice, l'autore, chi siano gli autrici, gli autori, redattrice e redattore di questi testi. Possiamo farlo come dettatore diretto con sette lettere paoline, per esempio, ma in tanti altri testi biblici non possiamo fare nessun riferimento diretto. Perché anche quando noi abbiamo per i testi evangelici, Vangelo secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni, secondo Matteo, possiamo in alcuni casi pensare, mi riferisco a Matteo e a Giovanni, che un nucleo iniziale del testo sia riconducibile alle figure storiche dei due discepoli di Gesù, ma da qui a dire che la redazione finale dei due testi evangelici sia legata a chi è tradizionalmente l'autore, c'è una bella differenza. Quindi dicevo, lettrice lettore, testo, autrice autore. Ovviamente le condizioni di spazio e tempo diventano fondamentali. Perché io posso scrivere un testo oggi per coloro che sono presenti in questa sala e siamo sostanzialmente contemporanei. Ma noi facciamo riferimento, per esempio, nei testi biblici a testi che sono, come dire, variamente lontani da noi. Allora, lo spazio e il tempo diventano fondamentali. Noi, quando ci confrontiamo con un testo biblico, abbiamo la distanza, una distanza fondamentale che è legata a secoli. Anche quando parliamo di testi del Nuovo Testamento, se noi consideriamo che il testo più recente confluito nel canone neotestamentario sia la seconda lettera di Pietro, e collochiamo la seconda lettera di Pietro intorno al 120 d.C., tra il 120 d.C. e il 2016 d.C. c'è una distanza molto significativa sotto tutti i punti di vista. Allora, se noi teniamo conto di questo fatto
e consideriamo questa pluralità di tessuti, di testi che vengono, di contesti che vengono a confronto, allora la domanda che noi dobbiamo porci è: quali sono le attenzioni fondamentali che dobbiamo avere quando abbiamo tra le mani una pagina di un testo e specificamente di un testo biblico, dal punto di vista sia dell'ascolto sia della lettura diretta? Allora io credo che ancora una volta e più che mai diventi essenziale quanto ricorda un grande esegeta contemporaneo, il tedesco Bultmann, il quale, uno dei discepoli di Heidegger, un uomo che pur con tutti gli aspetti che possiamo giustamente ritenere inadeguati, ha fatto la storia della esegesi biblica e non soltanto dell'esegesi biblica, il quale, siamo a pagina 4 del fascicolo distribuito oggi, in una sua opera intitolata Credere e comprendere, tra l'altro scriveva: la comprensione storica presuppone sempre un rapporto dell'interprete con la cosa espressa, direttamente o indirettamente nei testi. Siamo nella parte bassa della pagina 4. La comprensione storica presuppone sempre un rapporto dell'interprete con la cosa espressa, direttamente o indirettamente nei testi. Questa connessione è fondata sul rapporto vitale dell'interprete con la cosa di cui si tratta. Una certa comprensione della realtà fondata su un rapporto vitale con esse è quindi sempre presupposta dall'esegesi, ed è per questo che non vi è esegesi senza presupposti. Cioè, quando noi ci confrontiamo con l'analisi di un testo, partiamo da quello che noi siamo in quel momento. Quindi è ridicolo pensare che una persona sia neutralmente, angelicamente al di fuori della propria realtà storica, con i propri pregiudizi, con i propri limiti e le proprie qualità. Questa comprensione, dice Bultmann, si chiama pre-comprensione. Questa non contiene pregiudizi, così come non ne contiene la scelta di una certa prospettiva, nel senso che ciascuno di noi deve essere consapevole che parte da una pre-comprensione di ciò che ha di volta in volta dinanzi agli occhi. L'indagine storica sarebbe falsata solo nel caso in cui l'esegeta considerasse la sua precomprensione come una comprensione definitiva. Io ho capito effettivamente il testo perché il mio punto di vista è quello vero. Ecco, se una persona ragionasse in questi termini, che io ho brutalmente schematizzato, ma che purtroppo hanno una fortuna ancora oggi abbastanza rilevante, ecco, se io facessi una scelta del genere sarei completamente fuori strada dal punto di vista di un'attenzione significativa ai testi biblici, ai testi in generale, specificamente ai testi biblici. Ma il rapporto vitale, continua Bultmann, è autentico solo se ci si mette in discussione, ossia se le cose di cui si tratta ci riguardano personalmente, cioè se le cose che stiamo vedendo ci interessano. In latino il verbo interesse significa essere tra le cose, essere all'interno. Quindi io ho interesse per qualche cosa se questa cosa dice alla mia vita, alla mia persona, qualcosa di significativo. Se no, la cosa non mi interessa. E questa è un'esperienza che tutti noi facciamo centinaia di volte anche nella stessa giornata, insomma. Non parliamo poi di quante volte abbiamo sperimentato questa situazione nella nostra vita. Allora, se noi pensiamo che il centro, il testo, è il centro della nostra analisi, e che noi ci confrontiamo con questi testi a partire dall'interesse che abbiamo per essi, allora che cosa diventa fondamentale? Diventa assolutamente decisivo capire in che termini noi possiamo coinvolgerci in questa logica, in questo confronto. Evidentemente avendo presente da un lato il centro di questa nostra attenzione, il testo, e nello stesso tempo chi siamo noi, che caratteristiche abbiamo, che conoscenze ed elementi conoscitivi abbiamo rispetto al testo con cui di volta in volta ci confrontiamo. Allora, nel confronto con i testi biblici, la partecipazione ai riti domenicali diventa, è ancora oggi, in vari luoghi del mondo, dall'Europa a tanti altri luoghi del mondo, un momento fondamentale. Non l'unico momento in cui ci si confronta col testo biblico, ma certamente il momento fondamentale. Allora, se siamo consapevoli di questo discorso e se siamo consapevoli che si tratta di tessuti di esperienze che vengono a confronto, allora quello che diventa assolutamente decisivo è sapere, da un lato, che mai riusciremo, in particolare per quel che riguarda il testo biblico, ad arrivare alla completezza del significato, cioè ad attingere fino in fondo il significato più profondo, proprio perché
vi è una continua, non cambiamento del testo, ma cambiamento di lettrice e lettore, evidentemente. Io posso leggere il testo delle tentazioni di Luca 4 o Matteo 4 oggi e dare una certa lettura, una certa sottolineatura che non ho dato 10 anni fa e che probabilmente non darò semplicemente fra poche settimane. Questo non deve gettare nella preoccupazione e nell'ansia coloro che si confrontano con i testi pensando che non si possa mai arrivare alla vera interpretazione. Innanzitutto perché dire la vera interpretazione è un'espressione comprensibile nel corso della storia del cristianesimo, per esempio, ma piuttosto destituita di fondamento, cioè non possiamo arrivare a questo tipo di prospettiva. Anche perché se ragioniamo in termini ebraici e cristiani c'è un unico interprete che dà la vera interpretazione e tendenzialmente è il Dio del Sinai e della rivelazione neotestamentaria, insomma. Allora, se noi teniamo conto di questo dato, allora diventa interessantissimo quanto André Fossion, il teologo che abbiamo già citato in precedenza, dice sempre in quel bellissimo articolo La lettura della Bibbia al servizio della competenza cristiana. Siamo alla pagina 6, nella parte centrale del fascicolo distribuito. Un testo nasce grazie al suo autore, ma vive soltanto grazie ai suoi lettori. Si può leggere un testo in maniere diverse, come si può pescare in mare tramite procedimenti diversi. Il frutto della pesca sarà differente secondo le maglie delle reti. Questa immagine fa comprendere che il senso che si può cogliere da un testo è immediatamente, in qualche misura, una nuova scrittura. È il risultato di un'operazione, o piuttosto di una cooperazione, di un'interazione tra il lettore e il testo, che ha la sua oggettività, ma che non di meno si presta a dei percorsi di letture multiple. In questa ottica, il senso del testo è sempre sfuggente, non perché non si possa dirne niente, se è sfuggente lo è per eccesso e non per difetto. Leggere in questo senso è sempre eleggere, è sempre scegliere e rinunciare a una pretesa di controllo totale o di influenza assoluta sul testo. Allora, se noi partiamo da questa logica e appunto teniamo conto di quanto abbiamo detto sinora, dobbiamo poi confrontarci con un dato che pochi decenni fa nel mondo cattolico era difficile da cogliere, in realtà nel mondo protestante era stato colto molto prima, e cioè il tema dei cosiddetti generi letterari. Cioè, quando noi ci confrontiamo, e in questo caso facciamo riferimento ai 73 libri contenuti nella Bibbia secondo il canone cristiano, 46 primo testamentari, 27 neotestamentari, noi ci troviamo di fronte a testi che non sono tutti leggibili allo stesso modo, cioè che hanno tutta una serie di tipologie, caratteristiche interne, che per esempio distinguono la prosa dalla poesia, che all'interno della prosa distinguono testi di carattere prescrittivo da testi di carattere narrativo, che all'interno della poesia distinguono tra poesia laudativa, poesia di lamento, poesia amorosa, e potremmo distinguere ulteriormente. E questo fa sì che noi non possiamo, anche se le nostre traduzioni poi, in particolare quelle liturgiche, appiattiscono tutto, non possiamo non tenere conto di questa differenza. Allora io posso confrontarmi, per esempio, con un testo narrativo, come faremo tra qualche istante leggendo alcuni riferimenti di Genesi 1-2, ma non posso pensare che questo testo narrativo di Genesi 1-2, per non parlare degli altri capitoli di Genesi, sia leggibile nello stesso modo con cui, per esempio, affronto la lettura di una parabola evangelica. Perché è del tutto evidente che le caratteristiche di carattere testuale sono diverse. E queste cose è opportuno che io le sappia prima di iniziare un percorso di lettura diretto. Devo avere degli strumenti che da questo punto di vista mi aiutino. È per questo che io resto convinto, per esempio, che durante le celebrazioni eucaristiche domenicali, dove, salvo situazioni particolari, mi riferisco all'Italia in questo momento, sempre gli stessi preti presiedono l'Eucaristia sempre sostanzialmente davanti alle stesse persone, sarebbe assolutamente auspicabile che un processo di carattere catechetico positivo venisse pensato in modo originario, visto che per esempio nel rito romano cattolico abbiamo la ternarietà dei Vangeli sinottici, la lettura semicontinua dei Vangeli, e quindi ci sarebbe la possibilità, avendo un minimo di consapevolezza, di affrontare questo tipo di lettura non facendo una lezione di esegesi durante ogni omelia, è chiaro che la prospettiva è un'altra, ma dedicando quei 10-12 minuti a disposizione per
strutturare una serie di elementi di formazione che facciano entrare le persone che magari frequentano quella messa ormai da molti anni all'interno di un percorso conoscitivo che non è quello di raccontare tre chiacchiere moralistiche alla fine di ogni brano o di fare dei riferimenti più o meno dotti che parlano sulla Luna, ma che radicano concretamente l'esperienza nella vita, nel rapporto tra il testo e la vita di tutti noi, insomma. Questo è un dato di cui noi siamo sempre più consapevoli, e laddove c'è qualcuno nel quadro cattolico attuale, è ancora ovviamente il presbitero che presiede e che sostanzialmente predica, perché i diaconi permanenti sono una quantità molto ridotta, e poi nella prospettiva in particolare italiana hanno dei ruoli che talvolta con questo aspetto non contano un granché, ma in un quadro complessivo è chiaro che questo potrebbe essere davvero un progetto molto importante, e adesso noi ce ne renderemo conto nella nostra esperienza facendo qualche approfondimento che credo possa essere interessante. Ecco, prima di entrare però in questa lettura volevo leggere con voi un ultimo passo che mi pare di particolare interesse e che è tratto da un bel contributo del teologo francese Jean Rond. Siamo alla pagina 6, la nota 8. Jean Rond, nel suo contributo Introduzione all'ermeneutica teologica, tra l'altro scriveva: il termine textus e il verbo textere si riferiscono all'azione di tessere. Come l'insieme dei fili tessuti realizza un tappeto e ciò rappresenta più che la pura somma di questi fili, così le nostre frasi si congiungono per fare in modo che si formi un'identità testuale nuova. Tuttavia, diversamente dal tappeto, il testo verbale non offre alcuna immagine completa. Il significato del testo è più un'entità mentale che chi legge deve ricomporre nell'atto di lettura, seguendo le istruzioni contenute nel testo stesso. Inoltre, contrariamente all'identità visiva policromatica del tappeto, l'identità del testo esiste solo nella mente e nella memoria di ciascuno dei lettori e riceve immancabilmente le colorazioni che l'immaginazione del lettore le conferisce. Faccio un esempio. Se noi consideriamo un testo che credo sia tra quelli neotestamentari che più conosciamo in assoluto, cioè per esempio la parabola dei due debitori di Matteo 18, di quel debitore che viene condonato notevolmente per il suo enorme debito e che poi si rivale appena esce dal condono su quel suo debitore che gli doveva pochi denari sostanzialmente. Ecco, allora, se noi ragioniamo in quella parabola, per esempio, noi a partire da quella che è l'esperienza che abbiamo nel rapporto debito-credito nella nostra esperienza, e non soltanto debito-credito in senso economico, ma in senso esistenziale, daremo a quel testo un'importanza diversa rispetto a quella che semplicemente il nostro amico accanto a noi può dare, piuttosto che una terza persona o una quarta ancora. Proprio perché questo rapporto tra il testo e la nostra esperienza diventa un dato, mi pare, di assoluto rilievo. Allora, facendo tre brevi esempi su cosa significhi istruire qualche elemento di risposta alla domanda come leggere la Bibbia oggi, mi limiterò a fare delle riflessioni che riguardano i primi due racconti, i racconti di Genesi 1-2 sulla creazione della donna e dell'uomo, il capitolo 15 del Vangelo secondo Luca e il passo di Matteo 22 relativo al, se dico questa espressione tutti lo ricordano, prendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Allora, partiamo da Genesi 1-2. Allora, risparmio ai presenti tutta una serie di riepiloghi sulle interpretazioni più o meno sessiste e più o meno forzate di questi due racconti. Ci troviamo di fronte a due brani all'interno dei primi 11 capitoli del libro della Genesi che sono mitologia nel senso migliore del termine. Mythos in greco significa, come tutti sappiamo, racconto. Quindi si tratta di una serie di racconti teologicamente orientati che non vogliono ovviamente spiegare come gli avvenimenti si sono svolti, ma il senso fondamentale di certi avvenimenti, in particolare il ruolo di Dio come creatore del mondo e dell'essere umano. Quando padre Lagrange, il fondatore dell'École biblique, uno degli esegeti non soltanto domenicani, ma più importanti tra la fine dell'Ottocento e la prima parte del Novecento, cercava di dire quello che io adesso ho brevemente riassunto, ha dovuto aspettare decenni prima di poterlo pubblicare, perché vari suoi confratelli lo invitavano a non farlo, pena la scomunica immediata, ed eravamo, come si ricordava, tra la fine dell'Ottocento e i primi vent'anni del Novecento, perché la famosa
il famoso turbine modernista, antimodernista o modernista, che ha avuto come alfiere fondamentale a livello magisteriale Pio X, ha giocato un ruolo devastante dal punto di vista del rallentamento degli studi scientifici in ambito cattolico, per tutta una serie di ragioni che sarebbe lunghissimo e non abbiamo il tempo oggi neanche di toccare, perché non si possono evidentemente sintetizzare in modo troppo frettoloso, ma il dato obiettivo è che anche considerazioni che ormai erano pacifiche in tanti contesti scientifici extracattolici hanno dovuto attendere decenni prima di diventare contesti presenti. Allora, se noi leggiamo brevemente questi due racconti alle pagine 9 e 10 del fascicolo distribuito e li mettiamo a confronto tra loro, ben sapendo che si tratta di testi cronologicamente molto lontani, nel senso che noi abbiamo un primo racconto sostanzialmente riconducibile al VI-V secolo avanti Cristo e un secondo di almeno 4 secoli prima, quindi intorno al X secolo, e abbiamo quindi un primo racconto teologicamente più raffinato e un secondo racconto narrativamente più vivace, basta leggere il testo per confrontare direttamente i due riferimenti. Quali sono gli aspetti qualificanti sul come leggere? Allora, se noi partiamo dal presupposto che non sono, come è stato detto ripetutamente anche oggi, racconti che descrivono per filo e per segno che cosa è successo in quel momento, ma che vogliono esprimere alcune linee fondamentali sulle motivazioni di fondo della creazione e sulle caratteristiche fondamentali dell'identità umana secondo queste prospettive, allora noi che cosa immediatamente scopriamo in questi testi? Anzitutto, leggo il versetto 26 del capitolo 1, Dio disse: facciamo l'essere umano secondo la nostra figura e la nostra immagine, eserciti la sua autorità responsabile e promozionale sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'essere umano secondo la sua figura, secondo la figura di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, ponetela sotto la vostra autorità, esercitate la vostra autorità responsabile e promozionale sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Allora, se io traduco testo ebraico alla mano e cerco di chiedermi che cosa i singoli verbi e i singoli riferimenti vogliono dire, al di là di tanta vulgata di traduzione diffusa, non faccio riferimento a Gerolamo, dico vulgata nel senso di divulgazione generale, allora innanzitutto scopro che non posso tradurre uomo in modo indiscriminato da qualsiasi punto di vista, perché l'ebraico distingue l'uomo nel senso di maschio dall'uomo nel senso di essere umano, e invece moltissime traduzioni si disinteressano completamente di questa distinzione. In secondo luogo, vedo come nel versetto 27 che cosa emerge? L'idea che Dio creò l'essere umano secondo la sua figura, secondo la figura di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, cosa significa essere ad immagine e somiglianza di Dio? Questa è una domanda fondamentale, che ovviamente per tutti, ragioni che tutti noi capiamo, ha consentito di utilizzare fiumi di inchiostro nel corso dei secoli. Non è una dimensione di carattere fisico, perché sennò non riusciremo a capire la pluralità di riferimenti che ogni essere umano è. Che cosa potrebbe essere? Essere costruiti, essere creati secondo la figura e immagine di Dio. Allora io vado a vedere le due parole ebraiche e vedo che il riferimento unito, che cosa vuol dire? Una vicinanza notevole senza essere una sovrapposizione. Allora, qual è l'unica caratteristica che effettivamente, al di là di alcuni studi scientifici recenti, l'essere umano condivide con Dio rispetto agli altri elementi del creato? La capacità di relazione non legata soltanto all'istinto, la capacità di entrare in relazione con Dio, dunque con gli altri esseri umani. Allora, il testo che cosa ci indica in questo contesto? Che sono maschio e femmina, certo, perché in ultima analisi il convergente è fondamentale, la globalità dell'umanità è fatta di maschio e femmina, non può esserci l'uno senza l'altra e l'altra senza il primo. Ma nello stesso tempo il riferimento chiaro qual è? Non è pensare immediatamente alla dimensione procreativa, come invece nei secoli è stata volte presentata,
perché Dio li benedisse e disse loro siate fecondi e moltiplicatevi, è un'affermazione che viene successivamente rispetto all'identità dei due in senso distinto. E se io mi chiedo il senso di questa affermazione e mi chiedo quando questo testo è stato scritto, e da studio ormai di vari decenni a questa parte so che arriva a redazione finale quando gli ebrei tornano da Babilonia, allora so che tornati da Babilonia gli ebrei erano demograficamente ridotti a zero o verso in una fase comunque molto difficile, e quindi l'essere fecondi e moltiplicarsi diventava questione di vita o di morte lì, pena la scomparsa completa dal punto di vista demografico personale di questa identità. Allora io nel testo certo contengo l'idea della procreazione come elemento importante del rapporto tra i due, ma non è l'unica ragione per la quale i due vengono creati e vengono messi in relazione l'uno rispetto all'altro e l'altra rispetto al primo. Ora, io non ho inventato nulla, ho semplicemente tenuto conto di quello che i testi dicono anche in questa piccola traduzione italiana che ho realizzato, però considerando alcuni elementi storici che ormai sono di diffusione ampia, ma purtroppo non di diffusione amplissima, visto che tanti altri e purtroppo ancora tanti tante commentatrici e commentatori, anche piuttosto giovani, continuano a perpetuare tutta una serie di considerazioni dove Adamo ed Eva sono due esseri viventi veri e propri, e tutta una serie di altre considerazioni che vi risparmio. A questo punto abbiamo il secondo racconto, che è molto più antico. È un racconto del X secolo avanti Cristo. E in questo racconto noi che cosa abbiamo? Tenete presente che tra il racconto di Genesi 1, 26, 31 e il racconto di Genesi 2, 18, 25, alla nota 10 di pagina 9 mi sono permesso di proporvi il contesto intermedio, cioè il testo che collega gli uni agli altri. E se voi andate a vedere al versetto 7 che cosa, siamo all'inizio del secondo racconto dei due, che cosa il testo ebraico, il testo dice? Ecco, il testo recita sostanzialmente così. Dopo che appunto è stato sviluppato la creazione, allora il Signore Dio plasmò l'essere umano con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'essere umano divenne un desiderio vivente. Tre affermazioni successive. La prima affermazione, l'essere umano realizzato con polvere del suolo, cioè la parte superficiale più fine della terra. Viene soffiato da Dio un alito di vita nelle narici di colui che è stato realizzato, essere umano, nel senso di dimensione asessuata per il momento. E a questo punto la terza affermazione, come avviene sempre nella retorica antica, anche biblica, è quella culminante delle tre. L'essere umano divenne, e qui la traduzione è formidabile, non la mia, la possibilità di traduzione. Nel senso che io ho un vocabolo che ha una gamma di significati molto larga, che vanno sino all'idea di un desiderio che si apre alla vita. E allora la traduzione che io ho proposto, divenne un desiderio vivente, testimonia non il desiderio della concupiscenza di cui abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, ma la vitalità dell'essere umano come apertura alla vita. E allora a questo punto noi capiamo che quando al versetto 18 il testo di Genesi 2 dice Dio disse non è cosa bella e buona che l'essere umano sia solo, gli voglio fare, la CEI 2071-74 diceva gli voglio fare un aiuto che gli sia simile, la CEI 2008 dice un aiuto che gli corrisponda, noi ci siamo limitati a dire un partner capace di aiutarlo e di fronteggiarlo. La parola partner è pessima, orrenda, non c'è alcun dubbio, ne sono consapevole io per primo, in assenza di, però il problema di fondo qual è? Dover rendere una struttura ebraica che ha un aggettivo sostantivo e una preposizione avverbio. L'aggettivo sostantivo dice aiuto, sostegno, vantaggio, salvezza. La struttura del avverbio preposizione dice di fronte ma anche contro. Allora io devo riuscire a rendere in italiano, e non è facile per ragioni che tutti capiamo, l'idea della vicinanza, dell'interazione, che è essere anche un'interazione di carattere dialettico e di confronto. E quindi in attesa di soluzioni italiane migliori, perché io ripeto, partner è piuttosto inadeguata, dobbiamo cercare però di trovare una formulazione che non richieda 10 parole per rendere il termine, per ragioni di economia espressiva. Allora, come noi
troviamo questo riferimento qui. Nello stesso campo, voi vedete nell'altro racconto, laddove io ho tradotto eserciti la sua autorità responsabile promozionale, perché ho tradotto in questo modo un po' verboso, perché il verbo ebraico che viene utilizzato e che molte traduzioni rendono con domini, con il risultato che il verbo dominare in italiano ha una serie di accezioni negative indiscutibili, che cosa dice invece? Quello è un verbo che viene attestato più volte quando si tratta di esprimere la conduzione del gregge al pascolo o la spremitura dell'uva per produrre vino. Allora voi dovete dare il senso di una sviluppo promozionale, di un'autorità che si esercita in modo costruttivo, aperto, largo da questo punto di vista. Allora, questo cosa significa? E concludo. Che quando noi poi torniamo al nostro racconto di Genesi 2 e scendiamo, vediamo che l'essere umano a cui è chiesto di dare il nome come collaborazione al creatore non trova niente che sia all'altezza della situazione, viene messo nella condizione di non essere più consapevole, fece scendere un torpore sull'essere umano per realizzare qualche cosa in assenza di colui che è già stato creato, e qui abbiamo l'aspetto più interessante, secondo me, del discorso complessivo. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio realizzò con la costola che aveva tolta all'essere umano una donna e la condusse all'essere umano. Allora l'essere umano disse: questa volta ella è carne della mia carne e osso dalle mie ossa. Ella sarà chiamata donna perché dal maschio ella è stata tolta. Questa è la traduzione letterale dell'ebraico. Tutto può essere fatto meglio, ovviamente, ma questa è una base di partenza, mi pare significativa. Cosa vuol dire questo discorso? Certo, la costola può essere tradotta anche in un altro modo, ma il vocabolo in questione viene utilizzato in ebraico anche per rendere che cosa? Il fianco di una montagna o una delle pareti dell'Arca dell'Alleanza. Quindi comunque si tratta di qualche cosa di assolutamente strutturale, fondamentale. Però dei due progenitori, quello che arriva a pienezza di creazione, cioè che arriva alla denominazione prima dell'altro, non è il maschio rispetto alla donna, ma è la donna rispetto al maschio. Perché il maschio si chiama così perché la donna si chiama donna. Cioè il maschio viene identificato e denominato proprio perché prima, il testo lo dice, siamo al versetto 22, Dio realizzò con la costola che aveva tolta all'essere umano una donna e la condusse non al maschio, in ebraico c'è scritto all'essere umano, il quale diventa pienamente se stesso dopo che la donna è stata creata pienamente, cioè che ha ricevuto il nome. E a questo punto abbiamo la conclusione del discorso. Per questo un maschio lascerà suo padre e sua madre e si unirà strettamente alla sua donna e i due verranno ad essere una carne sola, dove, con buona pace di coloro che ancora, per fortuna sempre meno, pensano che questo essere una carne sola sia il figlio che viene al mondo dall'unione dei due. La carne sola è la relazione tra i due, in modo assolutamente evidente. Il maschio lascia suo padre e sua madre, cosa che non avviene mai, non è mai avvenuta nell'ebraismo, dove, si corregga se sbaglio, è la donna che lascia la casa di suo padre e sua madre e va nella casa del marito, non il contrario. Ma dove, accanto a questo tagliare il cordone ombelicale di partenza, l'unirsi strettamente, quindi con tutta la fisicità di questo discorso, alla sua donna, e il venire ad essere una carne sola, in questo processo a tre tappe, il culmine qual è? Il fatto che la relazione che viene costruita tra i due diventa l'elemento qualificante che costantemente li fa crescere. L'ebraico utilizza un verbo che io ho reso con verranno ad essere per dare il senso del processo. L'unione tra i due non è il punto d'arrivo, è l'inizio del processo che progressivamente si costruisce. Io mi rendo conto di aver detto una serie di banalità, tenendo conto di quello che il testo ci dice direttamente. Però mi rendo anche conto, molto sommessamente, che in tanti altri contesti si fanno considerazioni di varie umanità su questi brassi, senza fare lo sforzo, che nel nostro piccolo cerchiamo di fare, e per fortuna ci sono tante altre persone, colleghe e colleghi, che lo fanno, e io sono in questo momento seduto alla sinistra di un uomo che su questi testi si è confrontato migliaia di volte, quindi ubi maior minor cessat, verrebbe voglia di dire, ma in un contesto dove obiettivamente nei due racconti qual è l'elemento assolutamente diverso?
che un racconto ha certe finalità di carattere formativo, un altro racconto ha altre finalità, perché il primo racconto si preoccupa di presentare un paradigma per l'essere umano alla fine della creazione, in quanto i due vengono creati al culmine della creazione. Il secondo racconto invece è interessato ai rapporti esistenziali tra i due, in modo particolare. Allora, potremmo farci domande molto interessanti, innanzitutto quella che tanti si sono fatti prima di noi: perché due racconti? Perché i redattori biblici hanno pensato di unificare i due racconti e di presentarli in questa forma? Ecco, piuttosto che dare questa risposta, che richiederebbe molto tempo, mi limito molto modestamente a dire che quello che è interessante è che noi consideriamo, a proposito del metodo, del come leggere la Bibbia, la globalità di questi due testi, aiutando, e questo è molto ebraico, devo riconoscerlo e ne sono molto grato, è molto lieto alla tradizione ebraica, commentando la Bibbia con la Bibbia. Cioè facendo in modo che un testo venga messo in relazione con il secondo e il secondo col primo. Sapendo bene che in ultima analisi, al di là di tutte le considerazioni che vengono fatte dal punto di vista anche ecclesiastico, per cui per esempio si dice ancora abbastanza frequentemente questo è il matrimonio cristiano, è l'emblema del matrimonio cristiano, facendo delle forzature che obiettivamente non sono sostenibili. Noi qui abbiamo un'immagine biblica straordinaria del rapporto tra i due, costruito secondo certi parametri, dove i due crescono mutualmente nel momento in cui sono responsabili della collaborazione al creato nella sua globalità. Quindi tutelare il creato nell'entrare in relazione l'uno rispetto all'altro e viceversa, tenendo quindi insieme le due prospettive. Ora, questa interpretazione molto modesta, a mio modo di vedere, è estremamente liberante, perché allarga gli orizzonti in tutte le direzioni e non sta a perdere il suo tempo su questa o quell'altra definizione giuridica, questa o quell'altra formulazione più o meno canonistica. Perché in ultima analisi quello che sta alla base di questa riflessione qual è? Che all'inizio della storia del mondo, al momento della creazione, maschio e femmina sono originari e quello che è fondamentale è che i due costruiscano un rapporto tra loro nella difesa, ovviamente rapporto tra loro, che implica la procreazione e lo sviluppo delle generazioni successive, ma in un quadro dove poi sono estremamente attenti, in senso, diciamolo, complessivamente ecologico, all'ambiente in cui sono immersi. Quindi, e concludo su questo testo, tre sono le relazioni da considerare contestualmente: il rapporto tra i due, il rapporto dei due con le generazioni che seguono, il rapporto dei due con il creato in cui sono immersi. È per questo che allora una serie di letture interessanti, per esempio della stessa enciclica recente del giugno scorso, Laudato Si, che tenga conto di questa prospettiva, è estremamente interessante. Perché come si diceva ieri, da un lato, io adopero un verbo, mi scuso, un po' schematico, ma penso che fosse questo lo spirito, questa enciclica ha contribuito a sdoganare l'ecologia anche in ambito cattolico complessivo e a considerarla in modo globale, ma non dobbiamo mai dimenticarci che questi riferimenti, per esempio a questi due racconti, diventano sostanzialmente importanti anche perché sono i racconti in cui bellezza e bontà sono inscindibilmente collegate. Perché quando l'essere umano, i due vengono creati, e il testo lo dice, alla fine del sesto giorno, questa è una cosa molto bella e molto buona. Non soltanto bella e buona. E io e tanti altri colleghi tendenzialmente traduciamo l'aggettivo tov, che è questo aggettivo che è stato reso nei secoli soprattutto con il significato buono, quindi sottolineando essenzialmente la dimensione etica, considerando che nella cultura ebraica e in altre culture del Medio Oriente etica ed estetica sono strettamente connesse. D'altra parte, e concludo, nella cultura greca l'espressione kalos kai agathos non è, ha altri connotati, altri codici certamente, ma tende in tutt'altro contesto ad associare la dimensione etica con la dimensione estetica. Se da questi testi di Genesi 1-2 passiamo per esempio a Luca 15, pagina 15, 16 e 17 del fascicolo distribuito, e diamo per scontato che i presenti sappiano di che cosa parliamo quando parliamo delle tre parabole, la parabola appunto della pecora smarrita, della dramma perduta e del padre e due figli,
Quante volte a noi capita di non considerare abbastanza la cornice di questo capitolo 15? Siamo al versetto 1-2 del capitolo 15 di Luca. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, e mormoravano i farisei e gli scribi dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora, se noi consideriamo questa cornice, che è assolutamente fondamentale, sia per il contesto lucano precedente, siamo all'interno del lungo viaggio di Gesù verso Gerusalemme, un viaggio molto più teologico che non storico, evidentemente, e vediamo che tipo di attenzione c'è da parte del Gesù lucano nei confronti dei pubblicani. Vari testi poi sono anche successivi, ma Zaccheo è un altro esempio molto chiaro, al capitolo 19, quindi qualche capitolo dopo questo testo, e vediamo che atteggiamento ha nei confronti di farisei e scribi, e leggiamo le parabole che seguono, in particolare la terza, dove esiste un padre, esiste un figlio minore ed esiste un figlio maggiore. Non ci vuole un esegeta laureato al Pontificio Istituto Biblico per capire che il riferimento al figlio minore è il simbolo del riferimento di peccatori e pubblicani, e il riferimento del figlio maggiore è il richiamo alla condizione di farisei e scribi, e che in quella parabola alla fine il testo resta aperto non rispetto al figlio minore, ma rispetto al figlio maggiore, perché il figlio maggiore che non dà una risposta, la parabola resta giustamente aperta, e io sono ostilissimo a tutti coloro che cercano di completarla, perché è sufficiente tener conto del testo che abbiamo davanti senza aggiunte particolari. Allora, in quel quadro cosa succede? Che noi abbiamo un testo, il Vangelo secondo Luca, arrivato a redazione finale una cinquantina d'anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, quindi con la seconda generazione dopo quella di Gesù, scritto per comunità miste, dove la componente giudaica era significativa, ma era significativa anche quella pagana, dove appunto, e questi sono dati minimi però fondamentali nella comprensione del testo, dove le tre parabole sono tutte e tre condotte sulla logica del perdere e ritrovare, dove il riferimento è innanzitutto quello del contesto giudaico, la dimensione agropastorale, la pecora. In secondo luogo il riferimento di carattere pagano, la dramma, il denaro, il commercio. E in terzo luogo il riferimento a queste relazioni, dove i tre personaggi del testo vengono modificati in qualche misura tutti e tre nel corso della narrazione. Perché se la narrazione inizia con quella spartizione dell'eredità prima che il padre sia defunto, dove abbiamo entrambi i figli che ricevono il loro, e noi sappiamo che per il diritto dell'epoca la maggior parte dell'eredità andava al figlio maggiore e al minore spettavano elementi di complemento quando andava bene, allora noi vediamo come nello sviluppo della parabola, e parabola non è un termine inadeguato, significa una curva che va in una certa direzione, e il nostro obiettivo è, dalla dimensione narrativa letteraria a quella scientifico-matematica, capire dove va a parare il tipo di prospettiva, e quindi non cercare di far funzionare i racconti come a noi pare meglio, ma cercare di capire come il racconto si articola. E il discorso di fondo qual è? Chiaramente la volontà di chiamare in causa, certo, la componente pagano, pubblican, potremmo dire peccatrice, ma ancora di più la componente farisaico-scribale, che è quella che viene chiamata in causa alla fine del testo. Perché alla fine del testo noi che cosa abbiamo? Abbiamo una domanda fondamentale che possiamo porci. Che cosa avrà risposto il figlio maggiore? Avrà accettato di rientrare nella casa del padre, cioè di cedere la propria condizione di servo, perché il linguaggio di quel figlio maggiore era il linguaggio del servo, non di un figlio, e accetterà l'idea di ritornare a essere pienamente fratello di questo suo minore che se n'era andato cercando una libertà alternativa, e quindi diventando, ritornando ad essere figlio autentico, non semplicemente uno dei tanti servitori, oppure aver fatto una scelta diversa? Ora, non possiamo dare una risposta a questa domanda, ovviamente, ma il dato è molto importante. Allora, in questo quadro, siccome, come si ricordava giustamente, come abbiamo detto già in precedenza, nelle prime generazioni cristiane, all'interno delle comunità, in particolare quelle lucane, le due componenti erano in evidente difficoltà, non solo, ma la componente giudaica, questo si vede soprattutto nel testo matteano, ma in qualche misura anche in Luca, aveva un altro termine di scontro, che era quello
con coloro che giudei erano rimasti, in particolare dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, quindi che erano in una condizione di frustrazione e di difficoltà drammatiche. Allora, in questo quadro generale, leggere, proporre questo testo oggi, 2016, o proporlo qualche decennio dopo la morte e risurrezione di Gesù, aveva evidentemente tutto un altro valore, tutto un altro significato. Allora noi oggi, tenendo conto di questo dato, tenendo conto delle differenze tra le prime due parabole e la terza, evitando rigorosamente tutti i titoli comunque forzati, il figlio prodigo, il padre misericordioso, e limitandoci semplicemente a tener conto di quello che il testo dice, cioè che qui ci sono un figlio minore che ritorna in se stesso per ragioni varie e che viene riaccolto quasi meglio di come se n'era andato, un padre che all'inizio ha un atteggiamento notarile e che nel corso del testo acquisisce una dimensione emotiva e relazionale straordinariamente positiva, un figlio maggiore che viene chiamato a lasciare la sua condizione di servo travestito da figlio per avere tutta un'altra dignità. Allora, se noi dal primo secolo dopo Cristo, cioè dalle parole del Gesù effettivo, alle parole messe per iscritto dagli evangelisti, alla nostra consapevolezza di oggi, 21 secolo dopo Cristo, ci chiediamo come leggere quelle parabole oggi, allora il riferimento mi pare non forzato, che possiamo tranquillamente proporre con tutto il garbo e la cautela necessaria, è il riferimento tra coloro che sono cristiani di tradizione, che sono all'interno di una tradizione acquisita, talvolta costruita in modo piuttosto formalistico, moralistico, giuridicista, e coloro che vengono da un'altra ispirazione, quelli che una volta venivano denominati i lontani, che qualche altra volta si chiamano come non credenti, ma voi utilizzate le espressioni che ritenete più opportune, in una logica dove il problema non è, mi pare di poterlo dire serenamente, stare a vedere chi è meglio o chi è peggio, chi è in una condizione di migliore o minore, maggiore o minore vicinanza alla logica evangelica, ma chiederci in che condizione siamo noi, si tratti di persone che vengono da una lunga formazione cristiana, o da persone che alla fede cristiana sono appena arrivate, o da persone che magari sono in ricerca e non necessariamente sono in questa prospettiva, rispetto a questa logica, che è una logica intima di una viscerale misericordia nei confronti degli altri, quali che siano le loro provenienze, quali che siano le loro ascendenze di carattere culturale o religioso. Il terzo esempio che possiamo indicare molto brevemente è quello di un testo tratto dal Vangelo secondo Matteo, possiamo brevemente toccare perché ritorna nei temi che non soltanto oggi ma anche in altri contesti abbiamo approfondito. Siamo a pagina 33 del fascicolo distribuito, cioè il passo di Matteo 22:15-22, un altro passo che nella storia del cristianesimo, meglio, nella storia dell'esegesi evangelica è stato variamente interpretato e che recita brevemente così. Siamo ai versetti 15-22 del capitolo 22. Ecco, faccio presente che siamo all'interno di quello che è considerato la penultima parte narrativa nella versione matteana. Io dicevo che il Vangelo secondo Matteo è strutturato attorno a 5 grandi discorsi di Gesù e una serie di parti narrative che le connettono. Ecco, l'ultima parte narrativa è il percorso ultima cena, passione, morte e apparizione del risorto. La penultima parte narrativa ha al suo interno anche questo brano. Allora i farisei ritirati si tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandano dunque a lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno perché non guardi in faccia ad alcuno. Dici dunque che cosa ti pare, è lecito o no dare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malvagità, rispose: «Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro e dice loro: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?» Gli rispondono: «Di Cesare». Allora dice loro: «Ridate dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». E udito ciò si meravigliarono e lasciatolo se ne andarono via. Allora io sono pronto a scommettere che se, senza dire una parola in più in questo momento, io chiedessi a tutti i presenti qual è l'idea guida di questo testo,
salvo luminose eccezioni, la maggior parte di voi probabilmente direbbe la distinzione tra la dimensione politica e la dimensione religiosa, tra la dimensione civile e la dimensione, cristiana, religiosa. Nessuno può negare che questa lettura abbia avuto una fortuna straordinaria nel corso dei secoli. Ma se noi andiamo a fare i conti con il testo che abbiamo dinanzi e lo collochiamo nel quadro complessivo biblico di cui fa parte, a partire innanzitutto da quel discorso relativo all'immagine e somiglianza di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, cioè al fatto che l'essere umano è formato secondo la figura e a immagine di Dio, cioè in una condizione di grande vicinanza e nel contesto biblico deve rendere conto innanzitutto a questa sua dimensione creaturale, questa moneta che senso ha? Allora, guardate il testo. Gesù che cosa dice? Mostratemi la moneta del tributo. Allora, dopo la captatio benevolentia impressionante dei farisei nei confronti di Gesù, riconoscendogli una grande autorevolezza, ma arrivando poi alla domanda trabocchetto finale, è lecito o no dare il tributo a Cesare? Allora, a questo punto, Gesù che ragionamento fa? Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Allora, se voi andate in Israele, ma non soltanto in Israele, e avete l'opportunità di vedere una serie di monete dell'epoca tra il primo avanti Cristo e il primo dopo Cristo, e vedete le monete dove è incisa il viso di Tiberio, per esempio, voi vedete chiaramente che l'immagine è quella dell'imperatore. Allora, qual è il ragionamento che viene fatto? Tenete conto che l'iscrizione, che a me è capitato di vederne una abbastanza recentemente lo scorso anno al museo dello studio biblico francescano a Gerusalemme, l'iscrizione è, leggo alla pagina 33, penultima riga, Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto, pontefice massimo. Allora, che cosa dice il nostro testo? Voi rendete a Cesare quello che è di Cesare, cioè fate in modo che questa dimensione materiale sia gestita essenzialmente con il potere politico, il potere economico. Ma date a Dio quel che è di Dio, cioè voi che siete immagine di Dio, rendete a Dio tutto quello che siete. Definite complessivamente il vostro modo di essere per il fatto di essere secondo la figura e immagine di Dio. Il collega Nofke, che ho citato prima, della Facoltà Valdese di Teologia, pagina 34, proponendo una lettura di questo brano, la schematizza in queste tre possibili interpretazioni alternative. Siamo nella seconda parte della pagina 34. Prima interpretazione: lasciamo perdere tutto quello che riguarda il mondo e concentriamoci su quello che riguarda Dio. Seconda interpretazione: proprio perché apparteniamo a Dio, non possiamo appartenere a Cesare e quindi lo dobbiamo combattere finché non abbiamo ottenuto la nostra libertà di obbedire solo a Dio. Questa è una posizione zelota, oltranzista. Terza interpretazione: rendete pure a Cesare quel che è di Cesare, perché tanto non è poi così importante, dato che tutto finirà presto. Ma adesso concentratevi su quello che è più importante, cioè la conversione al Signore, ovvero la restituzione a Lui di ciò che gli appartiene, cioè tutta la persona umana, prima che il regno arrivi. Questa interpretazione, a mio modo di vedere, è certamente la migliore delle tre, la più vicina al testo, tenendo conto del fatto che, sia pure in modo un po' depotenziato rispetto a qualche decennio prima, la convinzione che alla fine dei tempi sarebbe arrivata rapidamente era ancora abbastanza diffusa. Quindi, in ultima analisi, se noi leggiamo il testo, sia pur molto brevemente come ho proposto adesso, tenendo conto di quello che la lettera del testo dice e il contesto storico-culturale da cui questo testo emerge, esprime, allora la lettura probabilmente più fondata non è quella della distinzione allo stesso livello della dimensione religiosa di quella civile, che ha innestato tutta una serie di considerazioni più o meno clericali e più o meno laiciste nel corso dei secoli, ma è una lettura che mette al centro, una volta ancora, la Bibbia rispetto alla Bibbia, e sottolinea come l'essere ad immagine e somiglianza di Dio, avere questa condizione nella relazionalità con il creatore come elemento fondamentale, relazionalità col creatore vissuta nei rapporti con gli altri esseri umani, è l'aspetto fondamentale della vita, e che gli altri elementi, tra cui questa dimensione materiale legata alla moneta, sono aspetti da regolare, ma
mettendoli sullo sfondo in modo assolutamente ridotto. D'altra parte, pochi capitoli prima, nell'ambito del discorso della montagna, laddove il Gesù matteano fa riferimento all'alternativa tra Dio e Mammona, tra Dio e il denaro, l'alternativa non è fatta pensando che siano egualmente importanti Dio e il denaro, ma sulla necessità di fare comunque una scelta nella vita. E da questo punto di vista, e concludo, è estremamente ebraico dare l'alternativa tra il bene e il male, il Salmo 1, che ho più volte citato, lo ribadisce, ma nello stesso tempo questa alternativa è un'alternativa in cui la scelta dell'individuo diventa determinante, la libertà del singolo diventa fondamentale. E allora tutte le volte in cui noi pensiamo a tanti luoghi biblici, dal Primo al Nuovo Testamento, in cui l'essere umano è chiamato in causa nella sua libertà, se impariamo a fare i conti con i testi nel modo più sereno e concreto possibile, allora tante considerazioni di lettura un po' più approfondita diventeranno, mi pare, abbastanza semplici.